Sapete cosa io penso delle Harley Benton? Non sono un fanatico e non sono un detrattore. Sono un estimatore abbastanza soddisfatto del rapporto qualità-prezzo di Harley Benton. Potrei dire molto di più, però poi quando fai affermazioni per quanto vere ma che sembrano esagerate, non ti prendono sul serio. Come vedete le Harley Benton? Ovviamente qui ho un amplificatore Echo 15, Nashville 15. Quindi non sto imbrogliando, mettendo chissà quale attrezzatura super professionale per tamponare il fatto che la chitarra non suona bene. L'unica cosa che ho fatto è ho messo delle sellette in bronzo che non c'erano. Possono influenzare un po', ma non posso snaturare il valore intrinseco. Questi non sono estremamente buoni, non sono come dice uno che è qua che non tengono 5 minuti e poi parla di chitarre che stanno intonate per mesi, che è una cosa che è impossibile proprio per cambiamenti climatici, a meno che non vivi in una casa con nessuna escursione termica e la chitarra non l'ha mai suonata per mesi, allora potrebbe eventualmente rimanere intonata. Per il resto di noi comuni mortali, questa cosa è emerita cazzata. Tornando alle persone, ai discorsi non sensazionalistici, le chitarre alle Benton erano iniziate, da quanto so, con una marca che faceva veramente gli strumenti scrausi, come si dice a Roma, e capita anche che esistono lì, perché ho preso una 12 cordi, però devo ammettere che ho messo 0,11, 0,12 forse su una 12 corde, non sapevo che se non è molto molto buona c'è il rischio, infatti si è inarcato tutto. Quindi con gli strumenti di fascia più bassa ci possono essere dei problemi, ma questo di qualsiasi tipo. Però fascia più bassa che è estremamente bassa, questa chitarra che costava quando l'ho presa tipo sui 120 euro, adesso costerà un po' di più. È perfettamente suonabile. Sono anni che ce l'ho e ancora funziona. Esteticamente è molto simile questa, al contrario da Les Paul, a una avete capito di quale chitarra televisiva stiamo parlando. Lo strumento fa suo sporco lavoro. Io, non avendo suonato Telecaster originali della Fender, non posso fare un commento, però ho una Stratocaster della Fender, seppur messicana, e pur essendoci una differenza anche al fatto che è una Telecaster, ma generalmente così, la differenza di prezzo non è direttamente proporzionale a quanto è migliore la chitarra. Tu paghi il nome e poi per la legge dei ritorni che diminuiscono, come si dice in inglese, cioè più vai in alto, più un miglioramento anche piccolo viene a costarti di più. Ecco perché io consiglio vivamente di prendere in considerazione le nuove Harley Benton, quelle non di primo prezzo ma di secondo o terzo prezzo, cioè un po' più costose, ma sempre un po'. Guarda, la chitarra Harley Benton più costosa che c'è sono sui 400 euro ed è quella proprio più costosa. Quindi un po' più particolari fra le chitarre elettriche, a parte queste basilari Telecaster, Stratocaster, Les Paul, ma quelle tipo Rickenbacker, tipo Cabronita, tipo costano sui 180-200 euro, un po' di più quelle con i fori F, più o meno. Io ho una Simil 335 che è un po' più piccola da questa parte qui. Le Harley Benton,
Il punto forte del Ventre nel Prezzo è proprio questo, che per queste persone un po' con la puzza sotto al naso pensano che una chitarra sui 130 euro non possa suonare. Ebbene sì, questa suona, e suona, questo parliamo della 52 perché c'è pure un modello 32 inferiore, suona abbastanza bene, in generale suona abbastanza bene per essere una chitarra di fascia primo prezzo. Io direi, dal punto di vista di resa, è una fascia di medio prezzo. Quindi io farei questa equazione: prendete una Allen Benton a 120 euro e paragonatela a un'altra marca sui, in questo caso sui 300-350 euro, perché ma come cazzo è possibile? Nessuno ti regala niente. No, infatti non è che le altre sono, che questa è regalata, che le altre sono sovrapprezzate. Questo è il mio discorso, cioè non è che vendono questa gratis. Evidentemente, saltando l'intermediario, essendo fatti direttamente per Thomann e vendendo parecchi, specialmente con le persone, per le persone che comprano una chitarra per farne uso, non per status symbol o per farla vedere agli amici, per far leggere Fender sulla paletta. Allora, questa chitarra è soprattutto in situazioni in cui non vi va di portare una chitarra costosa. Questa chitarra, questa tipologia di chitarra, che poi vi permette anche di avere diverse chitarre di diversi tipi, e quindi poi di decidere su quale tipologia di chitarra spendere più soldi. Perché se io ho una tipo Telecaster dall'Allen Benton, ho una tipo Stratocaster, una tipo Les Paul, che danno un'idea abbastanza non esatta, ma abbastanza indicativa delle possibilità di ogni chitarra, del tipo di musica in cui queste chitarre si inseriscono più facilmente e più secondo i canoni di quello che a voi piace, poi potete scegliere di comprarvi una Stratocaster, una Telecaster, una Les Paul originale, o magari fatta in Messico, o una Squier più costosa, anche se fra queste le Squier più costose la differenza non è enorme. Una messicana, ecco, una Fender messicana Stratocaster, sapendo, essendo sicuro che a voi vi piace il suono della Telecaster e le possibilità della Telecaster o della Stratocaster, avendole provate. E poi anche per lo sfizio, io prendo, c'ho una tipo Les Paul e suono tipo Les Paul, c'ho una tipo ESP e suono quella lì, c'ho una tipo 335 e suono quella lì. E poi io non ho comprato anche altre marche, non è che solo sono fissato solo sull'Allen Benton, anche perché a parte queste, le altre le ho prese usate, quindi vedo un po' quello che trovo. Usate sono veramente, veramente, veramente un gran affare, anche perché queste chitarre hanno un valore di vendita usato molto basso, quindi non è un investimento. Ma se le prendete usate, poi pagate la vendita allo stesso prezzo o un po' di meno se le avete un po' usurate. Quindi io dico questo: Allen Benton è molto più di quello che uno ci si aspetterebbe per il prezzo sul cartellino, e vanno seriamente presi in considerazione, anche per il fatto che se c'è qualcosa che non va potete rispedirvele e me ne mandare un'altra. Ok? Non potete provarle singolarmente, ma insomma la differenza su questi, su prodotti industriali, non è come prodotti artigianali, dovrebbero tendere a essere fatti tutti nello stesso modo. Comunque è un rischio che occorre, anche perché poi, ma una ogni tanto potresti essere sfortunati a prendere una che non va e la rispedite, ne fate mandare un'altra. Quindi questa è la mia opinione sulle Allen Benton, detto da uno che anche
una Fender Stratocaster messicana o altre marche, Delore, Washburn, che c'ho? Ma qui parliamo di chitarre acustiche. C'ho una Cort, la prima chitarra che poi non mi piacque per niente, infatti per anni non la suonavo mai, non l'ho mai suonata questa Cort elettrica, tipo magari poi gli cambierò i pick-up o gli farò qualche altra cosa. Comunque questo volevo dire dell'Ally Benton, dopo tante persone che dicono delle cazzate assurde, e ve l'ho fatta sentire. Altri video la faccio sentire meglio, quindi nelle mani di una persona mediocre musicalmente per quanto riguarda la tecnica della chitarra, non mi metti in assoluto, ma per quanto riguarda la chitarra sì, è una persona che dice quello che pensa, pensa quello che dice, e non è un falso modesto, né un presuntuoso. Dico semplicemente quello che penso. Ragazzi, se io diventassi bravo con la chitarra, abbastanza bravo, anche se tutto è relativo, mannaggia la pupazza, io sarei il primo a dirlo. E suonando bene, dai, guardate come sono migliorato. Se non lo faccio è perché ancora non penso, non lo penso. Arrivederci.